a tutti, grazie per essere intervenuti a questa conferenza stampa di chiusura di questa campagna elettorale. Una campagna elettorale breve ma intensa ed impegnativa e direi anche entusiasmante, che mi ha dato modo di approfondire tematiche che riguardano la città. Una città che dal nostro punto di vista deve ripartire e ha la possibilità di farlo con un'amministrazione dinamica e attenta allo sviluppo della città stessa. Cose che contraddistinguono il nostro modo di pensare e di operare per il bene dei cittadini. Quindi andremo a traguardare con la nostra amministrazione una pianificazione territoriale incentrata sullo sviluppo, sull'imprenditorialità, ma anche sull'attrattività e quindi sul turismo. Non dobbiamo dimenticare che la città di Varese ha il disperato bisogno di mettere al centro anche il diritto alla sicurezza, la sicurezza dei comparti urbani, quindi riappropriarsi di quegli spazi che oggi purtroppo sono colmati nei loro vuoti da persone poco raccomandabili. E mi viene da menzionare ovviamente il comparto di Piazza Repubblica, il comparto delle stazioni, il comparto di Via Como, Via Rinaldi, eccetera. Tal proposito, in Piazza Repubblica abbiamo lanciato la proposta di portare e centralizzare gli uffici comunali all'interno della caserma Garibaldi per cercare di perseguire efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, aprendo poi i palazzi estensi ai visitatori e turisti e ai cittadini che vorranno apprezzare le bellezze non solamente dei giardini, ma anche di quella che a noi piacerebbe diventasse la reggia estensi. Mi preme menzionare inoltre il comparto legato alla cultura, allo sport, al sociale e all'educazione. Sono quattro tematiche che crediamo debbano essere costruite insieme al mondo dell'associazionismo del nostro territorio, il quale va sostenuto, ma bisogna definire progetti comuni e in maniera sussidiaria poi far lavorare tutti questi comparti associativi del mondo del volontariato che fortunatamente a Varese ci sono e che devono essere messi a sistema per il bene della nostra comunità, dei nostri cittadini e della nostra città. Credo che debba essere menzionato come elemento, diciamo così, principale dell'inizio della nostra amministrazione, quello della pianificazione territoriale e dell'aspetto legato al piano parcheggi e al comparto viabilistico della nostra città. Una pianificazione territoriale ed urbanistica omogenea, attenta al verde, alla sostenibilità, alla bellezza del comparto della città di Varese, ma anche adeguata allo sviluppo della città stessa. Credo che una città dinamica poi non possa mettere in secondo ordine anche il tema dell'attenzione alla sicurezza sul lavoro e crediamo che sia arrivato anche il momento per una città attenta a questa tematica dinamica come la nostra comunità, di costruire nelle maglie delle varie deleghe che il sindaco di Varese distribuirà anche una delega specifica alla sicurezza sugli ambienti e sui luoghi di lavoro, intesa come assessorato che deve coniugare insieme agli enti preposti che per norma hanno competenze e responsabilità lo sviluppo in maniera adeguata di tutto il comparto legato alla sicurezza dei lavoratori nella città di Varese. Io chiudo ringraziando tutti quanti voi che ci avete seguito in questa avventura e quindi ci vedremo lunedì sera per commentare i risultati che ovviamente speriamo, ma non abbiamo dubbi, ci vedranno sorridenti per la buona riuscita appunto di questo impegno, di questa campagna elettorale.